What's going on? Cosa sta succedendo? Tutti stanno parlando di quello che viene diffuso attraverso i media. Non c'è nulla da fare. Nessuno sa distaccarsi e viene continuamente assillato dal veleno iniettato con forza nelle menti del sistema, che però continuano a seguire. Nel frattempo ci costringono ad ingerire alimenti trasformati e privi di valore nutritivo e con acqua fluorata per abbassare il quoziente intellettivo. Vi siete scordati che abbiamo dovuto sopportare il blocco rinchiuso in casa e l'apprendimento a distanza? Avrebbe dovuto essere un apprendimento per soli disabili, invece tutti hanno accettato di subirlo quando bastava il semplice no. E i media non hanno mai smesso di continuare a far credere alla medicina ufficiale, diffondendo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno spot televisivi di nuovi farmaci, magari bloccando su YouTube video di prodotti naturali benefici, anche semplicemente continuando a seguire le news con la scusa di restare informati, meglio disinformati. Il lavaggio del cervello prosegue attraverso spot pubblicitari di cibi scientifici spazzatura a base di zucchero e iniezioni di sogni per automobili, viaggi, alcolici e altre distrazioni. E l'apprendimento virtuale post pandemia è proseguito, diventando uso e costume, moltiplicandosi esponenzialmente per corsi di molteplici argomenti, aggiornamenti sulle professioni, corsi per il benessere fisico e spirituale. Questo significa mantenimento del distanziamento sociale, senza rendersi conto che si sta davanti ad un monitor che nulla ha di umano. Le prossime due generazioni, grazie ai cibi spazzatura, di cui non sono nemmeno al corrente, e l'apprendimento virtuale, sono già state ammutolite, grazie a questa disinformazione e mancanza di un'istruzione adeguata. Queste tecnologie o tecniche invadono e continuano ad invadere i loro sistemi vitali, compreso il cervello. L'intera infrastruttura dell'apprendimento è stata interrotta da mesi, da anni, riguardo i sistemi scolastici ed inoltre, per l'anno scolastico in corso, hanno già fatto sottoscrivere ai genitori degli alunni che in caso di necessità verrà utilizzata la DAD, ovvero didattica a distanza. Caso di necessità significa non solo malattia, ma temporali, brutto tempo e via dicendo. L'apprendimento a distanza non è assolutamente efficace quanto la scuola in presenza. L'apprendimento a distanza o virtuale rende quasi impossibile per gli studenti lavorare insieme come partner o divertendosi in piccoli team. La perdita di apprendimento e di sviluppo di abilità sociali non può più essere recuperata. È andata per sempre. L'apprendimento online è lineare, piatto, lascia dietro di sé il tatto, il gusto e anche i sentimenti che incorporano l'apprendimento nella parte del cervello dedicata alla memoria a lungo termine. Non può mai essere un apprendimento profondo, efficace. La motivazione con l'apprendimento virtuale è un problema a causa della mancanza di interazione umana, vale a dire fra più persone. È un mondo online bidimensionale. Manca la motivazione perché il contenuto è scarso e c'è molto meno contesto per le lezioni e per i compiti. Troppo tempo davanti allo schermo è un grosso problema in molti ambiti della salute oltre che dell'apprendimento. È la distruzione delle infrastrutture di una efficace istruzione vera. Gli insegnanti hanno un controllo minimo o nulla sul fatto che gli studenti prestino attenzione, pur rimanendo nel campo visivo della telecamera. L'intero sistema educativo si sta dirigendo verso un precipizio quando l'apprendimento virtuale prende il sopravvento, insieme all'intelligenza artificiale, che non è programmata da esseri pregni di sentimenti quali affetto, amore, protezione, attenzione interiore, ma da algoritmi per il controllo degli esseri umani. Già prima i bambini sono stati costretti a rimanere seduti ore e ore davanti ad una scrivania, quando invece dovrebbero sviluppare le loro capacità motorie in modo naturale, giocando a contatto con la natura, il vero ambiente, non quello relegato dentro rigide aule, appartamenti alveare, ambienti artificiali, eccetera. I bambini e gli adolescenti al di fuori della scuola, vale a dire dopo l'apprendimento virtuale,
quanto tempo trascorrono ancora davanti allo schermo. Il loro quoziente intellettivo sta diminuendo e la capacità di pensare in modo critico svanisce. Tutto questo è organizzato affinché bambini e adolescenti vengano risucchiati nel vortice della stupidità, del bisogno, della dipendenza e alla servitù del grande fratello globale. È la formula per il disastro, per togliere la salute e le menti dei giovani, trascinandoli in una spirale profonda, oscura e lunga di servitù e sottostare ad un governo mondiale interessato solo a due cose: denaro e controllo.